Siano lodati Gesù e Maria. Nella orazione con cui ho introdotto questa Santa Messa, io a nome di tutti mi sono rivolto al Signore utilizzando tra le altre questa espressione. Padre, a te obbedisce ogni creatura nel misterioso intrecciarsi delle libere volontà degli uomini. Accade spesso che durante questa preghiera che viene fatta all'inizio subito dopo l'atto penitenziale, se uno ci fa attenzione, in qualche espressione un po' contenuta la sintesi, il messaggio principale della liturgia della parola del giorno, in questo caso siamo alla 29ª domenica del tempo ordinario, il tema che oggi le letture affrontano sotto distinte ma convergenti angolature è quello dell'autorità. Le autorità di questo mondo, Cesare, nel Vangelo, vedremo nella prima lettura il memorabile imperatore persiano Ciro, e, sempre nel Vangelo, l'autorità della fonte di ogni autorità, che è Dio, cioè colui che il mondo l'ha fatto, lo governa, e colui che concede l'autorità ad alcune persone perché la esercitino per i fini e per gli scopi per cui Dio la concede, perché l'autorità umana, come vedremo forse non in questa ma in altre modalità, non è illimitata, anzi. Andiamo con ordine. Nella pagina di Isaia, nella prima lettura, compare appunto la figura del grande e memorabile imperatore persiano Ciro, che ricorda un po' di storia, ricorderà, siamo nel 500, Ciro è vissuto tra il 590 e il 530 avanti Cristo. Che cosa ha fatto e perché se ne parla nella Bibbia, addirittura in una lettura biblica? Fu un uomo memorabile per il popolo di Israele. Israele era stato deportato in Babilonia nel 586 avanti Cristo, a seguito della distruzione del Tempio da parte di un altro grande imperatore, stavolta babilonese, che era Nabucodonosor. Deportato e poi al regno dei babilonesi, scusate, devo fare un po' di storia, ma oggi è così, sono succeduti i persiani. Prima con Dario e poi con Ciro. Ciro, un bel giorno, avete sentito la prima lettura, che cosa fa? Libera gli israeliti, dice. Dice il Signore del suo eletto di Ciro, l'ho preso per la destra per abbattere davanti alle nazioni, e io sono il Signore, ti renderò pronto. Che cosa fa Ciro in forza di queste cose? Diventa uno strumento del Signore per il ritorno di Israele a casa, vi libera. Da oggi potete tornare nella vostra patria. Veramente un evento significativo. Quindi un pagano, un grande imperatore che riceve misteriosamente, vedete come questo era un pagano, non è che era il Papa, d'accordo, un'autorità sacra, però anche attraverso l'autorità di quel pagano si manifestavano i disegni, i misteri dell'Altissimo. In che senso? Il Signore si serve di Ciro per amore di Giacobbe suo servo e di Israele suo eletto, cioè del popolo dell'antica alleanza, appunto perché trascorso il dolorosissimo tempo della purificazione dell'esilio, potessero finalmente tornare in patria e tornare a riedificare il Tempio di Gerusalemme che era stato distrutto, il Tempio di Gerusalemme che era il cuore e profondo della vita e della spiritualità di tutto Israele. Quindi ecco perché nel misterioso intrecciarsi delle libere volontà degli uomini, sapete che un'altra cosa del genere è accaduto in occasione del Natale. Voi lo sapete perché Gesù è nato a Betlemme? C'erano delle profezie che il Messia doveva nascere a Betlemme. Sapete che Gesù è nato a Betlemme, no? Non mi fate che oggi non stiamo a fare la messa con i bambini del catechismo, perché bisogna sapere dove è nato Gesù, dove è vissuto e dove è morto, perché mica tutti ce l'hanno, perché è nato a Betlemme, è vissuto a Nazareth ed è morto a Gerusalemme. Ma la Madonna e San Giuseppe non erano di Betlemme, erano di Nazareth. E come hanno fatto ad arrivare a Betlemme? Non gli sarebbe dovuto neanche per l'anticamera del cervello, ma c'erano le profezie. E tu, Betlemme di Efrata, non sei davvero la più piccola. E che si è inventato il nostro Signore, vedete, per il decreto di Cesare Augusto, il grande primo grande imperatore di Roma, Cesare Ottaviano Augusto, che nel periodo della grande Pax Augustea, c'era l'ascia di guerra seppellita,
l'imperatore non c'era niente da fare, dice adesso contiamo quanti sono i sudditi, e quindi tutto l'impero ordina di fare il censimento, ma il censimento doveva essere fatto nella città propria di ogni singola tribù, e siccome sia Maria che Giuseppe appartenevano alla tribù regale, perché era profetizzato che il Messia sarebbe nato dalla tribù regale, cioè dalla tribù di Giuda, sono dovuti andare a Betlemme. E quando è che si sono compiuti i missimi giorni del parto? Ma guarda un po', quando stavano a Betlemme. Guardate che queste cose sono molto edificanti, perché non so quanti di voi guardandosi intorno, cioè gli eventi del mondo, della storia, che pensate voi? Che accadono così? Che Dio se ne sta là sopra in cielo, li guarda, ma mi ha ammesso che esiste, forse li vede o forse non li vede? Guardate che non funziona così, eh? C'è una misteriosa azione di Dio che, pur senza coartare la volontà di nessuno, vedete come fa, porta però a compimento i suoi progetti. Come gli viene in mente a un imperatore pagano di alzarsi la mattina e di far tornare un popolo a casa? Per voi pensare che Cesare Augusto poteva pensare che la sua idea di fare il censimento, che tra l'altro era un atto bruttarello, no? Perché il padrone che conta, vediamo quanti sono i miei sudditi, non è proprio un atto santo, però attraverso questa cosa si compie una profezia. Sapete che diceva Padre Pio, no? Sapete come lo chiamava Padre Pio a Nostro Signore? Lo chiamava, bisogna avere i catechismi sul padrone. A noi ci impressiona un po' il termine padrone, ma guardate che Signore in latino si dice Dominus. Se celebrassi la messa in latino, avete visto quando si dice per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, si dice per Dominum nostrum Gesù Christum filium tuum. Ma Dominus in latino, da Dominus deriva dominio, sapete che significa Dominus? Significa il padrone, significa comanda lui, che le file della storia le tira avanti lui. Bene, passiamo al Vangelo rapidamente. Nel brano evangelico viene riportata una delle non poche domande tendenziose e cattive tese a Gesù da parte dei suoi avversari ed oppositori. Penso che abbiate capito che a quella gente lì non gli interessava assolutamente nulla sapere se bisognava pagare o no il tributo all'imperatore, ma gli interessava mettere in difficoltà Gesù. Adesso lo vedremo perché. Qual è il tranello? Allora, lo paghiamo o non lo paghiamo il tributo a Cesare? O sì o no, no? Allora, se Gesù risponde di sì, sì bisogna pagarlo, cosa avrebbero fatto i suoi nemici? Avete visto il profeta? Ma dice che dobbiamo pagare il tributo ai romani, che ci hanno oppresso. Quindi era amico dei romani, un bel profeta, un bel messia che ci sta. E se avesse detto di no, si andava subito da Ponzio Pilato, guarda che il profeta ha detto che non si devono pagare le tasse a Roma, così lo arrestavano e lo ammazzavano prima del tempo. Quindi come risponde? Risponde, risponde male. Capite? La trappola? Voi pensate che Gesù si fa mettere in trappola, per questo che dice ipocriti. Ipocriti perché? Perché a loro non gli interessava sapere come stavano le cose dal punto di vista morale, quindi bisogna pagare queste tasse a stipendio oppure no, ma stavano tendendo un'insidia al Signore per fargli del male. Ma siccome Gesù è più furbo di loro, esce dalle corde del ring e gli dà un destro, gli mette capo a tutti quanti, perdonatevi la metafora. Sì? Fammi vedere un po' l'iscrizione. Chi l'ha fatta sta moneta? C'era la faccia di Tiberio, lì. Conosce Tiberio, il successore di Cesare Ottaviano Augusto. C'è la faccia di Tiberio? E questo lo carità. Ma c'è anche qualche altra cosa. Rendete a Dio ciò che è di Dio. Che cosa è di Dio? Voi glielo rendete a Dio quello che è di Dio, perché Gesù sta facendo un'allusione, perché questi signori non stavano rendendo a Dio quello che gli era di Dio. Cosa che dobbiamo rendere a Dio perché è di Dio? Ci avete mai pensato? Oggi stiamo celebrando la messa per un'ottava e per un trigesimo. Io raccomando sempre, senza offese ai parrocchiani, che quando muore qualcuno, la frase migliore da scrivere sulle epigrafi, sapete qual è? Non è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari, oppure tutte cose belle, ma la cosa più corretta da scrivere, sapete qual è? Ha reso l'anima a Dio.
Tutti noi che siamo qui abbiamo un'anima che Dio ha creato, che è stata data alle nostre cure, ma quell'anima appartiene all'Altissimo e noi dobbiamo custodirla. Sapete come si custodisce un'anima? Vivendo in grazia e vivendo santamente, cioè ci stanno i 10 comandamenti, si va a messa la domenica, ci si confessa, si mette Dio al primo posto, non si offende il nome di Dio con la bestemmia né col turpiloquio, si onorano papà e mamma, non si uccide non soltanto sparando a qualcuno, non si uccide con l'aborto, non si uccide fumando come turchi, che ci si suicida, con l'alcol, con la droga, o non si commettono atti impuri. È ancora valido non si commettono atti impuri, perché la sessualità si vive santamente solo nel matrimonio, fuori è sempre peccato, lo rimane anche nel 2023, non si ruba, non si dice falsa testimonianza, non si desidera la donna degli altri e quindi non si fanno impurità di occhi e di sguardo e non si desidera la roba degli altri. Questi stavano facendo questa cosa qui, no? Perché tendere insidie a un uomo di Dio non è peccare contro il primo comandamento. Perché un uomo di Dio non ti è stato mandato perché tu lo metta in trappola per farti passare i guai, ma perché apri il cuore e ascolti la sua parola. Quindi avete visto Gesù come uscì dalla grande, quindi non si è fatto mettere in difficoltà e ha cercato di aiutare queste povere persone a convertirsi. Guardate, figlioli nostri cari, che l'anima ce l'abbiamo in nostra custodia, L'anima non è, cioè, noi siamo tutti quanti preoccupati della cura del corpo, ma una persona che non si confessa da 10 anni, io ho sempre detto ai miei parrocchiani queste parole, dice la Sacra Scrittura che il giusto pecca 7 volte al giorno. Il giusto vuol dire una persona che ci prova a vivere in grazia di Dio e santamente. Figuriamoci una persona che non sta in grazia. Se non è consapevole dei peccati, non è che non li fa, perché non li vede. Immaginate se una persona non si lavasse per 10 anni, perché guardate che la confessione è per l'anima quello che è il lavarsi per il corpo e la comunione è per l'anima quello che è il cibo per il corpo. Immaginate una persona che non si confessa da 10 anni e non si fa la comunione da 10 anni. Io gli direi: vuoi fare così? Benissimo, a condizione però che tu per 10 anni non te lavi e per 10 anni non mangi. Perché se viene prima l'anima e poi il corpo, tu mangi tutti i giorni, te lavi, speriamo abbastanza spesso, non proprio una volta l'anno, e quindi stai attento però che mentre se non te lavi e non mangi il corpo soffre, le sofferenze spirituali dell'anima non sono immediatamente percepibili, ma si capiscono sempre in maniera indiretta. Il senso di malessere, la tristezza, la depressione, l'ansia, l'angoscia. Sapete qual è la spia che le anime stanno male? È che andate a parlare con un po' di amici, con psicologi e psichiatrici, che non sono più a mettere gli appuntamenti, perché adesso i confessionali sono vuoti, ma psicologi e psichiatri sono pieni di gente, perché poi la gente sta male e non sa perché, ma è perché non è tanto difficile capirlo se facciamo nostre le esortazioni di nostro Signore in questa domenica. Siamo lodati Gesù e Maria.